fame gialle, nere e prestiti dai rettili. Pavimento il mangiandosi, del resto angoli e soffitti. Mentre sconfitti nascondigli con sguardi che trapassano i tetti, i cieli, i davanti, i dietri. Sono due occhi fiammeggianti enormi, veloci come timori, immensi come mondi che ci si inventa noi da soli. Come soffio, coda e spine, in grado di vedere me mediante gli occhi e gli atti di una popolazione immaginata istantanea, con le caratteristiche filtrate del Signore Oscuro. Pur essendo fuori e dentro, pur plasmando a mio piacimento lo spazio e tempo, io, pur avendo generato gli estremi e gli oltri di questo mondo, non riesco a prenderlo, a sottoporlo al suo terrore freddo del disprezzo superiore, caldo nello sciogliersi e ricomporsi nel fuoco che forgia ogni sua diversa manifestazione, dove la sua tana e casa non è mai quella. Il drago mi sfugge, entra ed esce come vuole dalla mia terra, testa. Smetti di giocare al piccolo ermetico, approfondisciti e spiegalo questo imprendibile. Ma cosa vuoi spiegare? Il mondo onirico a parole in modo univocamente comprensibile? È per questo che dello scritto bisogna leggere non il significato ma lo spirito, tutto quello che le parole non dicono. Allora perché non stiamo zitto, diventiamo mimico? Tanto l'ascoltatore non distingue se stesso dal pubblico. Intanto rendiamo pubblico questo gettito che sarà sempre superficiale, poi chi vuole avrà tutti gli strumenti per tracciarne l'impianto radicale. Le radici tracciate vengono individuate, ma non sentite come proprie. Nessuno può essere te. Sbagliato? Noi posso essere gli altri. Quindi è probabilissimo che la situazione si ribalti, nei risvolti continui che ottieni con gli assassini degli estremi, i veri semi della dicotomia. Troppo complicato. Noi me ne vado nel sogno lucido, un cruciverba nel dormiveglia. E cosa trovi nello svago di un sogno? Sul fondo hai sempre quel punto di contatto tra te e l'altro. Non gridate, fate piano, ci sono cose che dormono diverse dal drago. Giusto, facciamo un casino, facciamo un disastro. Casino? Disastro? Di un po', ma chi ti insegna la lingua? Un libro? Una professoressa? Resta in parte e guarda in mezzo a gente che non parla, ma pensa. Abbiamo visto? Che personalità intensa. Sembra quasi che io non siamo uno solo. Siamo un sistema, un accordo, un tavolo coi segni a posto. Posto che l'attività cerebrale si sta facendo meno frattale e più sequenziale, meno fluida e saporita. Solitamente ruvida, meno acuta, più funzionale. Credo proprio che io ci stiamo per svegliare. Una vistosa violazione grammaticale, detta errore, cosa significa? Pochi secondi, molti anni, svegliarsi assomiglia agli stessi effetti del non ancora scoperto teletrasporto. Il passaggio dal mondo in cui il punto ed il momento non esistono al mondo del causa-effetto, sillogismo e tempo lineare. Le prime linee, come l'inneo, alludono ad una classificazione dei dati di tipo sensoriale. Sono sdraiato nel caldo, immerso nella luce, colpito alle spalle da un materasso a molle impertinente, atroce. L'umidità di un'aria controllata altrove mi comanda di cercare
fare acqua, di scostare la coperta. Una sega circolare, il mio compare di fianco a me che russa. Soffitti alti e letti livello terra, è un'ospitalità, una finestra a fine marzo. Fa sì che io mi alzi alle 9:30, anche se la sera prima ho preso parte a quello che siamo soliti dire concerto. In verticale, equilibrio, scarpe, fame, stanza, zaino, pavimento, legno rumoroso. Un trapezio appeso, pende dal soffitto. Una porta che non conosco, prese elettriche che differiscono. Il problema dove sono, dove mi sono svegliato. Si fa molto interessante, dal corridoio al bagno. Dallo scricchiolare del pavimento e legno ad un odore di campagna. Mi ricordo adesso, so dove mi trovo. È un appartamento nel centro di Lubiana, Slovenia. Città con boschi attorno e poco interland. Ieri sera abbiamo suonato al Metelkova, un complesso di locali autogestiti con in mezzo una piazza senza memoria storica. La mia mano sulla maniglia della porta del bagno per cena. Abbiamo mangiato minestra, abbiamo fatto domande a gente che parla una lingua diversa, per scoprire come comportarci quando anche da noi verrà la guerra. La porta del bagno è aperta, e mentre penso alla tranquillità complessa di chi ieri sera ci ha dato una risposta, un maiale, sì, un suino mi corre incontro. Vi assicuro che non stavo sognando. Con la chiave apro la porta, con la scala sfrutto la forza di gravità. Con la strada non mi perdo, mi aggiro per Lubiana. Non capisco una città solo passandoci il fine settimana. Men che meno quando la mia padronanza della lingua slava è limitata ai termini come Umri, Dobro, Zerkni, Voda. E il mio blocco di imbarazzo mi impedisce di gettarmi in un discorso in finto inglese, rischiando che le mie richieste siano troppo complesse rispetto alle poche parole sentite e lette nella lingua degli yes. Cerco una panetteria con prodotti e prezzi ben esposti, in modo da potermi esprimere a gesti, versi, sgranate d'occhi. Quando sono accompagnato, mando avanti gli altri, poi mi inserisco nei contesti. Ho problemi a chiedere persino in italiano, che irrisolti, ma tappati con degli espedienti, si ripresentano con degli accenti già quando gli abitanti parlano dialetti. Compro dolci austro-ungarici, facendo gesti con le dita. Ieri sera sotto il palco la gente era molto ricettiva, e questo basta a compensare la diversità linguistica, con la disattenzione di molti con linguanei che costruiscono muri con l'onestà intellettuale, con un'idea impersonale di spontaneo e naturale. Se qualcosa non vi è chiaro, fate domande, non fate discorsi. Generazioni intere di devoti dei dualismi, generazioni intere di devoti delle generazioni. Sono le barriere dei patriarchi nei confronti di noi maghi. Voi non siete persone, non siete dialoghi, siete solo allenamento costante per me che so già di cosa sto morendo. Io che sono consumato nel nervo, non nel nervo. Genero forza motrice anche dal vento, dalla forma di un cumulo nembo, da questo strudel caldo ripieno di semi di papavero. Mi perdo nei vicoli di queste case ignote, con le tegole quadrate, sottili, sfasate. Strada principale, negozi come ovunque, cielo grigio perla. Qualcuno parla, commercia, tratta. Levo il filtro dell'esotico, immagino che questa sia la mia città natale. Le strade che frequenterei, le case lungo il fiume. Chi sarebbero i miei amici se io abitassi qui? Quali mezzi pubblici preferiti? Quali luoghi nascosti obliqui? E con che lingua renderei i miei pensieri comprensibili? Quanti mesi, anni per adattarmi agli abitanti? I miei sacchetti di leccornie comandano i miei passi. Mi dicono smetti di immaginarti, torna a far colazione con gli altri, ricaricati e riparti. I miei ritorni sono i percorsi contrari e rovesci di quelli appena fatti. E mentre sono a pochi angoli dalla casa dei miei ospiti, la mia sorpresa si trasforma in elemento. Diventa il cappotto giallo indossato da un veloce soggetto, fatto di capelli, collo, gambe, passo. È un colore intenso e scelto, un panno morbido, deciso, caldo. Avvolge un corpo che non identifico in altro modo se non ragazza. Non faccio tempo a perdermi nelle opinioni inutili sulla bellezza per la troppa fretta, ma vorrei fermarle e dirle che la sua scelta determina molte più cose delle caratteristiche fisiche a lei date dall'ordine spontaneo e naturale. Non riesco a fermare una ragazza così dal niente. Temo sempre che non capisca quel che io voglio da lei. Temo sempre che sovrapponga i pensieri degli altri ai miei. E poi, in inglese, a gesti, potrei soltanto fare disastri. Cosa dico? Excuse me, miss. Hey, girl, I saw you walking on this little street, strictly for fit. I won't only tell you that I was impressed by the color of your long jacket. I think that the choice of a color for a girl is more important than the somatical beauty, because you can choose the color of your clothes, but you can't choose the shape of your nose. I love your human side that is best expressed in this warm yellow. Sì, è molto stupido, però adesso che ci penso,
Avrei molto più difficoltà a spiegare la magia in italiano a un italiano. Quindi in rapporto alla magia posso fare qualunque cosa, anche toccare un ragno, presentarmi una ragazza, anche toccare una ragazza, presentarmi un ragno. È naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati, l'inquinamento, il materiale plastico che sto stringendo e ruotando col mio palmo, il cartello verde di metallo con scritto area di servizio, le centinaia di sostanze nella sigaretta che Stefano sta confezionando. Fermiamo la macchina, facciamo una pausa, naturale come l'asfalto che ha smesso di muoversi e che stiamo pestando. Naturale come un autogrill, un parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia lentamente sotto il nostro naso naturale, mentre finiamo di mangiare, ferma il motore, apre le pneumatiche portiere con un sibilo, le frontiere tra spontaneo ed artificioso si annichiliscono, mentre dal veicolo allagano, sciamano, si diffondono, prendono piede delle moltitudini di ragazzine che determiniamo essere sui 17. Le minorenni sono animaletti da osservare nel loro habitat naturale, sembrano formate ma sono nate in primavera e si dirigono all'estate. Chi conosce inverno, autunno e chi già accetta la ciclicità di un anno dopo l'altro, chi non vive nel rimpianto ha capito già da tempo che l'unico modo per rapportarvici sì è aiutarle a fare i compiti, dare indizi per gli ascolti e le letture, generando grosse crepe nella moltitudine di statue a somiglianza immagine del Freud. E così guardiamo le ragazze di 10 anni in meno, un'occasione di ironia più che di desiderio, in realtà siamo noi ad avere 10 anni in meno, siamo dei bambini che fanno segno 7 con le dita, giochiamo ai maghi, inventiamo soluzioni inapplicabili per comandare i draghi, senza guardare i ranghi, infrangere vetri inarrampicabili, immaginarci gli scenari più potenti per poi realizzarli, siamo persi, abbiamo pensieri più grandi della lotta tra le classi, i sessi, gli interessi, e non ci siamo accorti che, guardando le 17enni, queste cominciano a sentirsi viste, dando luogo a conseguenze, sistemi che osservano, sistemi che osservano, la magia è complessa, una ragazza si distacca dal suo gruppo, fomentata dalle sue compagne, ridono, provano a mandarci un'emissaria dall'aria seria, pantaloni, maglietta, capigliatura perfetta, indistinguibile da un'altra, uno stereotipo vivente viene al nostro cospetto, uno slancio umano fatto di gambe, petto e collo, come quando vai dal fruttivendolo e stai pensando al cosmo, davanti a me sono seduto, una ragazza che non mi fa sentire né giovane né troppo cresciuto, mi sorride, mi porge un saluto. Ciao viandante, io sono uno spirito guida, incarnato in questo corpo da ragazzina, mi chiamano figlia, alcuni sorella, altri figa, sono qui per dirti che nonostante tu sia un mago, nonostante tu abbia fatto 7 dischi, la tua ricerca è appena agli inizi, cerca di vivere il più possibile, almeno fino a 120 anni, miliardi di cicli verranno, trovarsi e perdersi, sbagliarsi e correggersi, il tuo destino è scritto e da scrivere, maturi le caratteristiche e gli strumenti per modificarle in simultanea, in questi giorni intensi vivrai contrasti nel chiamarti e paragonarti ad una tartaruga, nel mischiarti coi cerbiati e dimostrarti esagerato nell'entrare in una femmina, sbilanciando la tua falsa etica in una ciotola di riso e schiaffi, non riuscirai mai a rilassarti davanti ai fuochi, devi farti invadere dalle vibrazioni dolorose che stendono sul suolo e tirarti fuori dal dolore da solo, senza un espediente farmacologico o ad un attimo di riposo, devi vivere 2 vite come una sola per trovare il drago e devi farlo senza parlare, senza star
zitto, disintegrando te stesso ed il concetto di adesso. Scusate, qualcuno di voi ha una sigaretta da offrirmi? Il mio compare porge il tabacco mentre io sono estasiato. So che per me è difficile, so che non sai perché. E che tu ci creda o meno, io non sono una persona ma 14. E che tu ci creda o meno, io sono gli altri, sono il caso, uno scoglio tra le ondate di pragmatismo ed astrazione. Mi disintegro nell'acqua per gli effetti di erosione. Amica mia, è da tempo che non parliamo, non capitiamo negli stessi posti. E di concerti non son certi luoghi adatti a concentrarsi e completarsi. Bisogna ritagliare spazi, anzi dedicarli, che coi ritagli ai tempi stretti non son possibili i racconti. Amica mia, cosa racconti? Cosa mi accenni? Come vivi in questi giorni? Ti affanni gli occhi dai pianti. E pianti ragazzi, gli uni dopo gli altri. Che devo dirti? Di concentrarti su quel che cerchi. Disegna cerchi e poi distruggi. Uccili. Sì lo so, non ascoltarmi, non darmi retta. Io che sono lento come una caretta, caretta rimasta a terra che cerca l'acqua. Dici che sono buffo? Perché mi immergo, non mi tuffo. Perché rifiuto di fare rima con quel personaggio belga dei fumetti e cartoni, con la pelle blu, i pantaloni bianchi, che si muove in branchi, nei boschi, nei villaggi. Amica mia, mi piace dirti stupidaggini, perché parliamo di argomenti pesanti e c'è concesso distrarci, farci dei ritratti reciproci in cui specchiarci, per poi ritrarsi e ritrattare i fatti. Incontriamoci, mangiamo qualcosa dai piatti, dai cartocci, così mi spieghi i tuoi rapporti complicati, i nuovi sfoghi che si son palesati. Io ti racconto invece di come non riesco a sfogarmi, dei poteri magici che uso per controllarmi, delle situazioni normalmente assurde in cui son solito ficcarmi. Amica mia, non guardiamo film assieme, non andiamo a divertirci. Sono cose che fanno i conoscenti, non gli amici. Sono scuse e gesti per occupare il tempo tra persone che non sanno cosa dirsi, che non vogliono preoccuparsi. E noi siamo preoccupati. Non parliamo mai del fatto che non ci siamo mai baciati. Ne parliamo adesso, perché è ovvio, noi siamo la risposta alla domanda: possono due persone di diverso sesso dialogare a fondo senza che scatti un movimento di ingranaggio che si muove sempre nello stesso modo e che non fa mai un rumore nuovo? Amica mia, siamo al telefono, i miei compari ridono, fanno battute allusive, mi diverto a dare loro risposte elusive. E non sarebbero compari se non sapessero dei miei poteri. Li senti ridere con umorismi sottili e fittizi dovuti ai fumetti della gleba. E non ai servi della gleba. Canta mio musa del tuo lavoro. Lo stai cercando? Ne hai trovato un altro? È un'occasione? Bada, le occasioni non esistono. Se fai una scelta mentre stai male, qualsiasi occupazione in poco tempo comincia a pesare. E tu a ripeterti e non capire come sia possibile che con un lavoro così comodo e stabile il tuo pianto rimanga inestinguibile. Al limite tra l'angoscia del perfettibile e quel barile di irrisolutezza di cui non ti liberi né in una casa nuova né con una compagnia diversa. E queste cose le so perché anche io, e queste cose si disgregano con il tempo, amica mia, un millimetro dopo l'altro, occupando lo spazio astratto. Soluzioni proprie, mai obsolete, mai prese in prestito come le diete, o perlomeno rimodernate, senza rispetto per chi le ha prestate. Amica mia, quando mi riporti un libro fai sì che sia spiegazzato, senza copertina, tutto scritto e sottolineato. Dai, vediamoci per parlare. Stai spendendo troppi soldi. In questo modo non posso usare i miei poteri. Posso al massimo darti dei consigli. Sono troppe le persone su cui vedo il potenziale e che non mi permettono un'efficace interazione per pigrizia, per sfiducia o per diritto che il mio non rispetto lede e si ritraggono. Dimmi quando invado troppo. Lo so, mi fermi, devi andare. Fammi sapere quando trovi un lasso spazio temporale per camminare, parlare, fare merenda. Stammi bene, retorica a parte, ti saluto, persona densa.
amico si presenta a casa mia alle 15:30. Porta con sé la sua ragazza. Il campanello suona, io apro, loro entrano, si accontentano di succo di frutta e biscotti. A volte mi capitano dei pomeriggi vuoti che occuperei guardando cartoni animati, giocando con i videogiochi. A volte questi pomeriggi vengono solcati dai volti noti, seduti al tavolo, io, un mio amico, una ragazza, un aggettivo possessivo, sua, lei è zitta, segue la conversazione con gli occhi. Io mi chiedo cosa lei stia pensando. Il suo ragazzo mi chiede di tenerla d'occhio per qualche ora fino al suo ritorno. Deve andare in qualche posto, vuole disfarsi ad ogni costo di questa occhi da cerbiatto. Io accetto, l'amico mi saluta, esce, chiude uno sportello, consapevole del fatto che, fidandosi del sottoscritto, ha vinto un viaggio di qualche ora lontano da una persona con cui non parla tanto. E siamo qui, mi giro e la osservo, il suo sguardo è vuoto come il mu. In questa casa non abbiamo la TV e questa tipa straripa di una voglia matta di avere un dialogo, di aprire la bocca. Lo capisco dal fatto che finora è stata zitta. Io non sono un vero uomo, sono un parcheggio dove gli uomini si fidano a lasciare le loro donne in macchina ad aspettare. Ed io non sono un parcheggio, sono una scavatrice. Schiaccio le vostre auto vuote, pulite. Scarico lavastoviglie tra il volante e il parabrezza. Ti piace questo mio modo di fare? Io ti sfondo la Golf in modo irreparabile. Poi mi prendo la tua Golf sessuale e ci mettiamo a parlare fino a che non si riempie. Il cerbiatto di qui sopra non si distingue, non arriva ai 24 e 25. Storia dell'arte, comunicazione oppure lingue. Io dico, bene, adesso il tuo ragazzo si è dileguato nel niente. Lui adesso non c'è, giochiamo alle signorine che prendono il tè. Cosa intendi? Voglio dire che nella mia testa c'è un interruttore che quando voglio bypassa a comando ogni interesse di natura sessuale. Ma così diventi gay? Ma così diventi stupidina? La persona omosessuale è un'invenzione cattolica che inscatolava dei comportamenti normali per gli esseri umani, per poter dare un'identità al male ed arrostire dei poveri cristi che oggi chiedono diritti come tutti e che spesso fomentano i dualismi. Al posto di distruggere dei generi, ne creano di sempre più fissi, nuovi stili nei sessismi. E per integrarsi tra i generi diversi, che io spengo i miei interessi imposti e mi concentro sugli individualismi. Mi individui? Voglio solo tu capisca che non sto cercando di provarci. Sì, ma non c'era bisogno di farmi questo discorso. Ammetto che forse la mia spiegazione è un eccesso di zelo che mi rende più ambiguo e tu capisci di meno. Ma ne ho bisogno perché io cerco di tenere esposto quello che gli esseri umani di solito tengono dentro e nascosto. Mi piace, ho capito. Prendi quel pulsante, spegni gli interessi con un dito. Per qualche motivo adesso mi fido, anche se sembri costruito. Ora sono serena. Molto bene, ora possiamo andare insieme a spaccarci di tè, pasta e la crema fino alle 6 di sera. Così mi spieghi quello che non capisco del tuo ragazzo, che è mio amico. Divertimento uguale merenda, amiche, discorsi sull'amore. A volte invento aneddoti falsi come questo, in cui l'ascoltatore possa calarsi per spiegargli dei fatti di cui non potrebbe capacitarsi. E questo è il mio cyberpunk, in un futuro presente senza passato, senza nemmeno una macchina volante o un espediente narrativo che possa buttarti nel mondo nuovo di Aldous Huxley. Io sono qui che mi impegno, non per affermarmi, ma per avvisarti che ci sono umani diversi da quelli che puoi trovare informandoti. Sbiadisco l'immagine di me stesso e del cerbiatto che mangiamo dolci dallo stesso piatto. Rimango solo io che parlo, quasi contento, con questi suoni intorno, sopra e sotto. Nessun canone, nessun contesto. Questa non è musica, è un artificio spontaneo di qualcuno che vede oltre l'umano. Piano piano arreda il vuoto. Ma il vuoto non lo puoi arredare. Dai, cerbiatto, fammi dire le mie stronzate da mago. Uno dei è
è che divago subito, è che pretendo tu capisca tutto in una sera. Quindi faccio uno sforzo, sospendo la pretesa, ti racconto qualcosa che non mi interessa. Ad esempio di questa altra ragazza, mentre cammino in strada, in piazza, il vento freddo non mi taglia la faccia. Porticata è bassa, la città universitaria in passato già citata, dove la gente non si ammazza, ma si ammassa. Ed è subito gabbia di Faraday, ovvero aperitivo, localino, barettino, svago del mercoledì in prima serata. Abitudini indistruttibili, come una rete metallica che scarica gli stimoli, impedisce alla gente di rimanere folgorata, tranne quando viene fotografata. Ed in pratica, io entro in uno di questi localetti da aperitivo, schivando l'estrazione di un daguerrotipo, riscopro l'imbarazzo antico di colui che folgorato più volte non è protetto da un titolo. Ma io mi abituo, mi situo, mi incastro anche se non partecipo al rito collettivo. Mi siedo al banco, ordino un digestivo. Cos'hai capito? Non un amaro. Il mio farmaco è una tazza di acqua calda ed erba aromatica, rigorosamente senza zucchero. Alla barista cala la vista, è più difficile preparare un tè caldo rispetto ad una rista al forno con prugne, castagne e patate di contorno. Mi pronuncio, non importa, aspetto, ho tempo, niente fretta. Non importa, aspetto, mento, non ho tempo, non ho fretta. Accanto a me siede una ragazza, per l'esattezza è un essere di razza umana dal cromosoma X doppia, la quale scoppia in una risata. Questo tipo di bevanda, credo si riferisca al tè, non è molto adatta a una serata come questa. Guarda che faccia, dai, divertiti, bevi una birra. Io sorrido e poi mi esprimo, mi dispiace, sono astemio, ho degli amici che mi aspettano e bevo un tè per ristabilire l'assetto del mio clima energetico interno, disturbato dal poco sonno, dal troppo movimento, da una postura scomoda che conferisce patimento a tutto l'organismo ed in particolare al mio trigemino, allo stomaco, al nervo vago. Accidenti, te ne intendi? Scusami, non volevo mica disturbarti, ne sai a pacchi sullo yoga e su ogni cosa lo riguardi. Ti sbagli? Non ho mai preso una lezione, sparo solo cazzate per sostenere una conversazione. Mi sembri una persona intelligente, io mi chiamo Azurbtkl e tu come ti chiami? Il mio nome è, sono entrato in questo locale che non mi va genio, ma che sopporto per ottenere supporto allo spostamento tramite un comportamento reputato ai margini di un contesto. Sono in viaggio a piedi, stasera partecipo e parlo ad un concerto, sono gentile con gli sconosciuti e mi interesso, indefesso nel discorso, non mi tiro mai indietro, non apprezzo il dare contro, cerco sempre un compromesso senza tendere al ripiego. Mi spiego? Il mio lavoro è il mago, rido, scusami, e sei simpatico, sei strano, ti va se parliamo? Ma non stiamo parlando. Allora ti va se parliamo di qualcos'altro? Certo, il mio situazionismo spicciolo mi impone di indagare su di un fatto. Se ti offendo meno rifiutando il tuo invito all'alcol, senza che tu mi tacci di purismo, proibizionismo, straightagismo, è che più ne capisco, meglio interagisco. Dai, sconosciuta, colma queste lacune che non mi caratterizzano. Non saprei che dire, per me è normale offrire quando mi vado in giro a divertire. Seguo i miei impulsi, il mio cane, il mio intuito femminile. Apriamo una parentesi, io non odio gli uomini, io non odio nemmeno le donne. Purtroppo per risultare simpatico ai primi e farsi amare dalle seconde, molto spesso è necessario evitare di fare certe domande, molte domande, approfondite domande. A volte non ce la faccio proprio a fingere che mi interessino meno le arti magiche, piuttosto che arrivare a spingere un seme all'interno delle parti intime, senza rendermi conto di cosa ho fatto e soprattutto con chi. La mia passione si accende quando interviene il soprannaturale, quindi quando qualcosa va oltre la natura, sopra la natura, attorno alla natura. E non si tratta di una metafora per dire che mi masturbo pensando alle streghe o alla telecinesi. Ed è per questo che mi interesso quando la ragazza dice intuito femminile. C'è sempre una possibilità remota che non lo stia dicendo solo per autoconvinzione o per l'adesione ad un'idea di donna tramandata dalla nonna di tutti noi o dai giornalacci tipo Cosmopolitan che albergano nel cuore di tutti noi. Intuito femminile, intuito femminile, intuito femminile, intuito femminile. Spiegami ragazza di cosa si tratta, mi interessa capire ciò che tu chiami intuito femminile, dato che io conosco solo l'intuito semplice nella sua complessa accezione molteplice. Non sono stupida, usi la tecnica socratica della maieutica, in pratica mi chiedi di spiegarti qualcosa che non saprei spiegarti, solo per darmi contro, girarmi attorno, cuocermi a puntino come se fossi un pollo. Sei uno stronzo, un lupo travestito da agnello. Complimenti, è tutto esatto, mi hai scoperto grazie al tuo intuito, ma non hai capito affatto il mio comportamento. Le mie intenzioni non sono quelle di distruggerti, voglio solo portarti in posti scomodi. Scusami, ma preferisco
smettere di parlarti. Non sopporto gli uomini subdoli. Sei una stupida, la persona subdola è l'uomo che ti vezzeggia e che ti coccola con la finalità più pratica, dimenticata persino da lui stesso. Chi sottende nel compromesso di un rapporto una voglia di possesso. E se davanti al tuo invito a parlare e poi rifiuto di parlarmi, io mi adeguassi, smettessi di cercare di capirti e cominciassi a corteggiarti scusandomi e dandomi per matto, ti sembrerei un po' meno stronzo? Non capisco cosa hai detto e non ti credo. Sei uno di quelli che si sentono superiori agli altri e non si occupano di chi soffre per davvero. Il litigio è l'espressione massima del salto nel vuoto dentro una persona definita come sconosciuto. Il tentativo di riempire questo abisso con le definizioni che ti hanno detto ad un banchetto, a volte non lo sopporto, ma non chiedo rispetto, perché il rispetto è un contenitore e sono qui per espandermi, non per contenere. Ragazza, stammi a sentire, ho proprio voglia di spiegarmi, farti capire. Prima mi scuso per le mie parole, era ora. Dopodiché ti faccio un regalo e me ne vado. Non so se voglio un regalo da te. Le parole della ragazza non arrivano alle mie orecchie, ma i bordi della mia tazza già lambiscono le mie labbra. L'acqua bollente mi rilassa, sto per usare la magia. Mi concentro sull'istante, particella atomica della situazione. Ogni frammento di tempo diventa protone, neutrone, elettrone. La rappresentazione atomica del tempo si distrugge. Eccomi, sono sul piano senza rappresentazioni. Richiamo l'arte più profonda, quella di non essere me stesso. Chiedo al Dio del caso il permesso di incarnarmi contemporaneamente nel mio corpo e in quello della ragazza che mi siede di fianco. Nessuna risposta, nessun ostacolo. Intorno a me il tempo si è fermato, o per meglio dire, era già fermo. Ne approfitto, dormo un'ora, visto che ho tutto il tempo che voglio e che per svolgere l'incantesimo dell'immedesimazione serve la stessa energia che useresti per correre tu 10 km in salita per un'ora. Quando corro guardo la natura, gli alberi, le foglie, la terra, una casa, il cielo. Se corro così tutti i giorni potrebbero rassodarmi i glutei. La prossima volta vengo a correre con il cane, il mio amore, eh? Ecco, ecco, sono nel corpo della ragazza. Sento i suoi pensieri, sento le sue percezioni. Ho la testa leggera e pesante che fluttua, coadiuvata da 3 birre. Ho la gola un po' infiammata e la voglia di fumare una sigaretta. Questa poi, ma non abbastanza. Mi sento scomoda su questo sgabello da bar, ma non voglio cambiare posizione. Devo mostrarmi forte nei confronti di questo buffo ragazzo con gli occhiali che utilizza termini intellettuali. Probabilmente gli piaccio, ma non capisco. Vuole scusarsi, speriamo che riesca a non giocarsi anche questa seconda possibilità che voglio dargli. Davvero poco interessante. Voglio cercare qualcosa di più nucleico. Certo, potrei anche palparmi le tette, così finalmente potrei dire di aver esplorato dentro un corpo femminile, senza dover usare la scusa del sesso per supportare la mia curiosità apparentemente senza senso. Bisognerebbe scindere le due cose in due momenti ben distinti. In un momento ci si esplora, si conosce e ci si tocca, e in un secondo momento si lascia che gli istinti prevalgano. Mai le due cose mischiate. Volete negarlo? Vi siete mai chiesti perché non riuscite a capire e conoscere il partner, e perché raramente riuscite a fare del sesso soddisfacente? È logico, volete fare entrambe le cose contemporaneamente, e chi vi propone alternative lo rinchiudete in una definizione tipo macchinoso o razionale. Dai, mentre voi ci pensate, io continuo a cercare il punto nodale della ragazza in questione. Evito i pensieri sulle scarpe, sulle mestruazioni, sui rapporti pregressi con uomini dozzinali. Voglio sapere cose più fondanti. Cosa distingue questa persona dagli altri? Qual è la sua forza? Di cosa è composta l'essenza di ciò che è definito intuito? E perché lo lega al cromosoma doppia X senza Y? Ma vedo solo sensi di colpa. Un concetto di amore riversato su di un cane al guinzaglio, come guardare una natura morta. Rimembranza distorta di sport, una storta. Voglia di fare molta, ma travolta dai contesti, distrutta da termini come debolezza e forza. Dai, fammi vedere cosa c'è dietro quando arrivo al tuo concetto di sofferenza. Dai, è l'estasi. Ecco, è l'estasi, l'enfasi dell'eureka. Questa ragazza ha sofferto in seguito a un aborto, e voi che state ascoltando vorreste che adesso io mi esprimessi sulla giustezza o meno dell'abortire per il vostro sollazzo politico? Siete fantasmi che portano all'esasperazione chi si avvicina ad una scelta in maniera individuale. Ci sono scelte che si fanno al di fuori della collettività, senza coscienza identitaria, senza tradizione rivoluzionaria, e l'aborto è una di queste. Questa ragazza è stata male perché è attorniata dagli spiriti della morale in un momento doloroso di concentrazione, e questi spiriti nascono da voi quando producete un'opinione. E come cercherete di ignorarmi dicendo che è una mia opinione? Allora lo faccio anch'io, dai, vi glisso, vi sorvolo.
Mi rimane solo una cosa da fare. Voglio guardarmi attorno con gli occhi di questa persona ed intuire qualcosa di correlabile a questo nucleo che mentirei se definissi centrale. Ma il fatto che non ho sufficiente energia mentale per spingermi oltre. Mi guardo attorno, dentro questo pub sordido, arredamento stupido, qualcuno indossa un indumento orrido. Il sottofondo musicale mi fa muovere a tempo un piede. Sento il bisogno di ballare, ordinare qualcosa di più forte. Forse vino, whisky, grappe. Dovrei stare in casa per studiare e non perdere tempo in un locale. Mi piacerebbe incontrare un uomo vero che si interessi, si prenda cura dei miei interessi, si fermi a guardarmi e capisca i miei traumi, che sappia sempre cosa dire senza urtarmi. E invece chi ho davanti? Uno stupido che cerca solo di incantarmi con stupidaggini sui maghi, discorsi vaghi. Ma dai, sfagati e staccati, smettila di proteggerti dagli altri bevendoti acque calde, raccontando aneddoti. Prenditi sul serio, prenditi meno sul serio. Mentre tu parli delle tue teorie filosofiche, c'è gente che soffre per davvero. E poi guardati, con quel giubbotto sei ridicolo, ingenuo nei movimenti, nel taglio di capelli. Mi ricordi un bambino. Perdo la concentrazione, torno sul piano, torno nel mio corpo. Mi volto e mi rivolgo. Ragazza, chiedi di essere compresa, ma non sei disposta ad abbassare nessuna tua difesa. Tu sei in guerra, un nemico, una divisa, ma il nemico ha dei pensieri. Finché dispenserai inadeguatezza, finché ti chiuderai nel tuo concetto di giustizia, potrai soltanto schiacciare gli altri e combatterli. Le tue armi sono i lontani vicini esempi di chi soffre veramente. Finché inali sofferenze, tu sarai vincente dalla parte giusta della morale. Potrai ordinare agli altri quando ci si deve divertire con un'offerta di alcol all'interno di un locale, oppure quando bisogna piangere pensando ad un essere umano morto o al tuo aborto. Io soffro del tuo vedermi ridicolo, accetto fatica e morte, ma soffro di ogni equivoco. Hai vinto. Ho vinto cosa? Non capisco. Come ti permetti di parlarmi dell'aborto? Finisco il tè e me ne vado. Tanto non ti importa se parliamo. Tu vuoi un dialogo controllato, la risposta ad un richiamo, un cane pavloviano. Cosa hai fatto? Non abbiamo quasi parlato. Sembra che questo dialogo tu te lo sia inventato. Non importa, non ho colpa. Ho gli occhi color porpora. Non posso staccarti dal tuo concetto di uomo o di donna. Piangi ora e non sapere bene perché. La mia sedia non era poi così scomoda. Sono uno stupido. Usare la magia per comprendere gli altri non mi esula dai colpi, anzi, sappiatelo. Un mago riceve sofferenze anche da come viene mosso un bicchiere, dall'uso improprio di un termine, dalle volontà altrui quando sono vanamente troppo ferree. E me ne vado dal luogo nel momento massimo di svago. Mentre tutti ridono, io mi piego, scompaio, nascosto dalle lievi lacrime di una persona sconosciuta che si è imbattuta nella pretesa ridicola di una persona ridicola. Persona ridicola, io sono vuoto. Con tutto questo uscire e rientrare nel mio corpo si è cancellato ogni elemento, dettaglio, tutto intorno. Le strade sbiadiscono, le persone che le popolano spariscono. Perdi i contorni, i primi piani, gli sfondi. Dimentico i contorni, i primi, i secondi. Cosa sono gli antipasti? Piatto unico, riso bianco nel piatto. Sono immerso nel bianco, mi concentro. Il sapore del riso cotto senza sale è difficile, ma da qualche parte esiste. Mastico lentamente, il bianco non crudo e non scotto. Contestualizzo per voi, mi riprendo. Si sta formando un contesto, un'immagine di riferimento in cui sono dentro. Quattro sedili, lo scompartimento di un treno. Rumore ritmico continuo, finestrino, movimento. Affronto un piccolo viaggio, mangio il riso portato da casa. Mi trovo seduto in uno di questi quattro aggregati di tessuto e poi di vinil cloruro espanso. Il pagamento di un biglietto non mi autorizza a lamentarmi del ritardo, ma mi consente di evitare di fare questi 120 km camminando. Quindi sto fermo, aspetto e guardo. Ci sono anche delle persone, caratteristiche preziose sulle quali mi sto concentrando. Una coppia che si bacia con trasporto. Vorrei chiedergli se si amano, in fondo, se si sopportano. Guardo quegli anziani, li ascolto mentre protestano. Cozzano contro la serietà di un controllore. Un muro impenetrabile che screzia la conversazione, intercalando con signore, mentre gli anziani propongono difetti che dialettiche non correggono. Guardo questa ragazza che mi siede di rimpetto
petto. Un'espressione malinconica e scomoda, trasognata, persa nel movimento finestrico. Ha qualche anno in più di me, azzardo un paio. Abito scuro, comodo, non dark. Niente trucco, niente top e spille brillantini. Niente scarpe torturatrici. È una faccia con dei capelli, un corpo ricoperto dai vestiti. Caratteristiche estraibili dai movimenti delle braccia. Una spalla si stiracchia, ho del riso nella barba. Lo recupero, lo mangio con nonchalanza. Le sue palpebre si dimostrano e scompaiono con movimento ripetuto e cronometrabile, come i gradini di una scala mobile. No, come il percorso di un torrente, nascosto di tanto in tanto dagli alberi. Cerco di scorgere piccole cascate, cornici immaginarie da osservare. Resto composto, assorto nel guardare, con queste metafore artificiose che lasciano a desiderare di sapere cosa prova. Perché continua a cambiare posa? Sarà turbata? Sarà nervosa? Come sarà mai capitata qui? Quale sarà la sua storia? È storta e scomoda, non veste né sobria né alla moda. Respira, sospira e sbuffa, non trova pace, contrariamente a quello che comunemente si potrebbe immaginare in un racconto d'incontro casuale. Qui non c'è nessun gioco di sguardi, è solo che io guardo le ragazze come guardo i quadri, anzi con ancora più interesse, perché a differenza di un dipinto non stanno mai ferme. E non sempre è un elogio, e non sempre, anzi quasi mai, i miei sguardi vogliono sottendere un evidente desiderio di possederle. Anche perché non ho mai compreso come il fare sesso potrebbe assomigliare al possedere un oggetto. Alla fine di un atto o coito io resto me, e l'ipotetica lei resta lei, senza un'ipoteca sul corpo e con un temporaneo aumento del distacco dato da quei 2 minuti di nichilismo post-orgasmico. Ops! Scusate, scusate, ma voi riuscivate ad immaginare soltanto fino al momento adatto ai climax di gesti e frasi da letto? Scusate se vi ricordo che è un'esperienza completa, è un'economia di salita e discesa, dove la parola economia disturba il vostro modo di intendere la spontaneità e sviluppa il mio al di là del vostro. Ecco, alla fine anche io mi ritrovo a guardare una ragazza sconosciuta e inevitabilmente ad immaginarla meno vestita, sdraiata in una dinamica concitata, di certo meno turbata di quanto non sia ora, seduta su quella scomoda poltrona. Ogni volta che la guardo si rigira, resta tesa, sembra presa dall'ira. Un momento, sono io che quando la guardo la indispongo, la disturbo, la distruggo, immaginando chi sia, cosa stia pensando. Sono io la fonte del disagio, non diciamo stupidaggini. Ci deve essere una condizione di base che la porta a lasciare i nervi scoperti, che gli esterni poi possono toccare e mandare in sovraccarico. Ed io non voglio che questa si convinca che non distingua la parola dalla lingua. Non voglio che intinga il suo odio nei miei alambicchi, che mi guardi con gli occhi ardenti e gelidi di chi preferisce incolparti e non capirti. Sottolineo il fatto che anche io la sto incolpando, immaginando il suo sguardo, la sua non comprensione. Sto complicando troppo, sto generando altra tensione. Adesso mi smonto, adesso distruggo il muro invisibile che si frappone tra queste due persone, una delle quali sono io, appunto. Ho voglia di usare di nuovo la magia, pur sapendo che ne starei abusando, ma il solo volerlo mette il processo in atto. Il solo sperare di non combinare un disastro incrina la mia dote prima. E voi non crediate che basti essere maghi per essere maghi, e non provate a farlo a casa. Non cominciate mai discorsi profondi senza pretesti. Non sentitevi protetti dai talenti, dalle intenzioni, dai buoni sentimenti. L'unica cosa che conta è la porta senza porta, che in questo caso è chiusa, ed io sbaglio la formula. Mi dispiace che i miei sguardi ti innervosiscano. Silenzio. No, è che mi sembrava di essere io ad importunarti, vedendoti così nervosa nel tuo continuo voltarti e rivoltarti. Di nuovo silenzio. Forse gli occhi reagiscono. Sto cercando di scusarmi, nella misura in cui l'ambiguità emotiva sia competenza di entrambi. Smettila! Cosa? Smettila, io non ti conosco. Certo, hai ragione, me ne vado. Ecco, bravo. Mi alzo, raccolgo il mio riso, il mio zaino dall'apposito vano. Sono bianco e sparso in chicchi, sono deconcentrato come un normale essere umano che ha sbagliato da principio. E mentre guado il corridoio per trovare un rifugio dall'eccidio di empatia avvenuto alle mie spalle, Euridice si pronuncia, e che Orfeo si giri o meno, sa che comunque è persa, è morta. Voi uomini siete tutti uguali. Scusa, perché un mago non può mai permettersi di perdere la concentrazione? Ah sì, cazzo, puttana. Puttana! Puttana nervosa di merda! Io non sono un essere umano! Io non sono uguale! Me ne sto andando! Non è vero che le donne sono più sensibili! Sono empaticamente sterili! Anzi, non tutte! Però tu sicuramente! Prendi un passante che ti guarda, si fa domande e lo cosparti delle tue ansie e debolezze! Sei tu quella che dovrebbe andarsene! Io non me ne vado! Come ti permetti? Datti una calmata! Solo perché ho perso il gioco a trattenersi vuoi che me ne vada? Di
gioco che tu hai iniziato. Adesso chiamo il capotreno. C'è qualcosa oltre l'atteggiamento e chiamalo, così vedremo. Passiamo dalle frasi agli insulti, dagli insulti agli sputi. Scambio di saliva è lo spettacolo più basso dato dall'orgoglio, una pretesa di rispetto. Non voglio dirti chi sia stato a tirare il primo pugno, il primo schiaffo, perché ne faresti una questione di morale. Un uomo picchia una donna picchia un uomo. Ma non vi sto raccontando degli episodi degradanti per alimentare il vostro moralismo, indirizzare il vostro giudizio. Voglio che voi entriate nelle cose, non che vi chiudiate in gabbie e prendiate le distanze. Capite il dramma? Non tutti si scontrano per gioco, non tutti stanno al gioco dell'allenamento, non tutti incastrano a forza una morale nel picchiare da sfoggiare per giustificare il come e il quando. Io e questa ragazza ci stiamo solo picchiando. Chi pensa che una donna sia indifesa ha una bassa concezione di entrambi i sessi e non ha visto tutti i pugni che mi sono preso. Per voi la violenza è tutta uguale, non distinguete una contesa da una prepotenza. Il fatto che sia io che voi subiamo la preponderanza altrui tutti i giorni senza pause non vi autorizza a smettere di pensare alle cause complesse, alle vostre competenze. E non siete nemmeno autorizzati a farvi autorizzare da una persona come me che lascia gli aneddoti aperti per fare in modo che andiate a dormire con gli occhi aperti. Alla fine mi sarò davvero preso a schiaffi con quella ragazza e gli altri passeggeri saranno intervenuti? Ci saranno stati risvolti legali? Se leggete questo pezzo come leggete, vi informate dai giornali, allora non basta che mi ripeta due volte, diventiamo esponenziali, esponenziali. Gradualmente il nervoso, i frammenti di soffitto mi invadono il piatto mentre mangio, sono nervoso, buono l'intonaco amaro, mi diverto, faccio una cena in questa casa con qualche amico rimasto incerto ma calmo, mentre io sono nervoso, l'occhio sinistro sbatte da solo, è un tic nervoso, sono davvero troppo meticoloso, mentre gli amici finiscono di mangiare, io sono già corso in giardino ad accendere un fuoco, nemmeno il tempo per digerire, innesco una pira sacrificale, bruciamo divani, sedie, poltrone, qualche oggetto che vale, qualche retaggio letale di cui ci si vuol liberare, guardare la gomma piuma infuocata colare, annusare il fumo malsano che sale, mi fa pensare al fatto che sono nervoso, e non è un fuoco di paglia, è un fuoco di gomma, che rilascia nell'aria più di una sostanza tossica, quando si spegne resta una poltiglia plastica che indurisce e incrosta la mia sera di nervoso, fine del fuoco, inizio di uno scoppio di motore a metano, ci spostiamo in quattro in macchina poco lontano dalle colline, nelle mie mani le linee curve spezzate, andiamo a una festa che ci interessa, io sono nervoso, non voglio sentire le gesta dei paladini della riscoperta, con lo stile nel pantalone, nella scarpa, con la polvere nella bottiglia, la pasta sotto la lingua, io ho la mia minestra bollente in faccia, la mia sopportazione oggi scompare, e non sto in casa, perché voglio sparpagliare una parte del mio nervoso, il mio umore si scompone, perdo la mia personale, consolidata falsa morale, voglio solo entrare in questa situazione, ed ascoltare la selezione breakcore. E che cos'è la breakcore? Non lo so, sono troppo veloce e frammentario, non riesco a spiegarvelo, ve lo faccio raccontare da un altro, da qualcuno che si spiega molto meglio di me, che sono nervoso in questo momento. Ehi mula, fatti parlare dall'argomento. Questa è la continuità che sorvola un mondo a pezzi. Breakcore come blob di Ghezzi, a parte gli scherzi, il prod dell'elettronica, lo zen nello scena, un'etichetta per il suo superamento in ogni esperimento estremo. Avete visto? Potete anche smettere di avere bisogno di una musica che vi assomigli, che vi attualizzi. Potete anche smettere di aspettarvi che arrivi un gruppo musicale o un genere nuovo ad ispirarvi, salvandovi dai vostri vuoti creativi, tirandovi per le orecchie. Finché non vi darete delle mosse, io non avrò un gruppo preferito ed ascolterò questo genere imprecisato di elettronica convulsa e frammentaria per forza astratta. Che cazzo vuoi? Gli ascoltatori sono esseri importanti, anche quando sono appoggiato al muro a questa party, in questo luogo con i soffitti bassi, con le casse davanti ed altre stanze con altri sound, altri impianti e vari personaggi che mi salutano e vanno ad ingranarsi. I miei compari distinguono i bassi, i programmi e volumi alti, integrarsi e divertirsi come la chiave del 20. I miei scopi sono mistici, astrarmi dal nervoso, non ci riesco, chiudo gli occhi e vedo me stesso che chiudo gli occhi e mi innervosisco. Vorrei che alcune persone che mi rendono così agitato non mi stessero lontano, interpellandomi saltuariamente come se niente fosse stato. No, combattiamo, diamo sfogo a questo nervoso. Niente saluti di convenienza, oltrepassiamo i nostri limiti
sbattendocene dell'apparenza. Ma questo non serve, perché sono nervoso. Non ho più riserve nascoste, di energie preposte a mettere a posto le cose. Posso solo andarmi a sedere su quel divano, nella saletta dubstep. Quando parliamo di breakcore e dubstep, stiamo proponendo o sputtanando dai non generi? Dovete essere proprio stupidi a non accorgervi che siete voi a decretare quando una cosa è nuova o vecchia. Io sono nervoso, mentre voi guardate la terra dalla vostra finestrella. Cercate motivazioni per essere arrabbiati. Cosa posso dirvi? Chissà com'è questo divano quando va in pezzi, quando va a fuoco, mentre sono seduto. Mi lascio andare nel vuoto di pace, ascoltando musica che mi piace, mentre intorno a me niente tace. Ecco Mula che ricompare, entusiasta delle tracce. Forse anch'io dovrei saltare davanti alle casse come dentro un baccanale. Va bene, mi lascio andare, mi sblocco, un po' di ignoranza, un viaggio lontano da questa testa, dalla sua interezza. Non ho nemmeno il tempo di alzarmi, qualcuno mi bussa sulla spalla destra. È una ragazza che ha passato i 30, mi interpola, mi interpella. Ciao, posso sedermi? Chiacchieriamo, ti disturbo, sei in meditazione. Sì, siediti, stai attenta però, potrebbe prendere fuoco. Ma cosa? Il divano? Davvero? Ai miei tempi divani e rave non c'erano. Mula, vieni, c'è una ragazza che si crede vecchia che vuole parlare con te. Io non mi credo vecchia, è solo che non ho più l'età per queste cose. La cifra dell'età è il perfetto esempio di una differenza di grado che maschera differenze di natura. L'invecchiamento è un evento, a quale età si diventa adulti? I limiti sono assurdi e la paura di essere vecchia a render tale una persona che si specchia. No vabbè, ma io mi sento giovane, dicevo così per dire. Io invece amo dire per fare, o fare basta, e anche il dire un fare. Ma spesso i dialoghi sono esperimenti venuti male, ovvero non tanto brevi di soluzione, ma di imprevisti che mi possono interessare. In ogni caso mi sembra che ti piace parlare, eh? Discuto quando ho dei problemi, se no ballo. E questa testa è una rarità, per cui non essendo adesso fatto, per me è uno sballo. Quindi scusami bella, ma vado a far quattro salti senza padella. Droga, senza droga. Il tuo amico è un po' frenetico. Sbagliato, lui è calmo, senza freno etico. Io sono nervoso, ma mimetico. Beh, dovresti cercare di stare calmo, almeno quando hai una ragazza di fianco che ti sta parlando. Giusto, brava. Dovrei placare ulteriormente, inutilmente, l'agitazione divorante che mi consuma dai piedi alle palpebre, solo per gettarmi tra le braccia di una ragazza che si sente vecchia. Te la racconti? Mi trasformi nel bersaglio dei tuoi rancori sepolti? Non sono qui per trattenerti. Se conosci dei modi per sfogarti, usali. È quello che sto cercando di fare. E conosco un solo incantesimo. Uno solo. Ancora non capite? Com'è possibile sfogare quello che non viene fuori? Devo aspettare che siate voi a capire per caso o per natura? Oppure sono io a dovermi impegnare nello spiegare oltre i miei limiti? Oppure ancora seguire il flusso degli eventi, ma nel frattempo, mentre voi state credendo di ascoltare un disco d'un concerto ed io sto credendo di abbattere questa barriera soffocante, nel frattempo come faccio? Come si fa a stare male? Come posso trasmettermi agli altri senza che si innervosiscano anche loro, come me? Come? Come posso io? Qual è questo incantesimo? Prendi quel trave di legno e pestalo ripetutamente contro quel palo di ferro, gridando con tutta la voce che hai. Primo colpo. Qualcuno si gira a guardarti. Secondo colpo. Non esiste già più nessuno. Terzo colpo. Soddisfatto? Quarto colpo. Non sento più niente. Quinto colpo. Continuo a non sentire. Sesto colpo. Il trave scivola dalle mani, colpisce il palo, rimbalza sul mio inguine, caduta in terra senza respiro. Considero il dolore, ho delle immagini, niente risposte, perdo tutto. 10 minuti a terra senza conseguenze. Le persone sono macchie impellenti, mentre riscopro il respiro e sono fuori, fine del nervoso. Sono disteso in terra, bocca aperta e testa vuota. E adesso? E ora cosa inizia?
la nausea, l'emicrania, come in stato interessante. Com'è stato? Interessante? La sorpresa di una cervicale, un rilascio di tensione esplode da stanotte. È un dolore pulsante che parte dalle spalle, spinge dentro il collo, si ramifica nella tempia, tra l'occhio e il naso. Forse non è il caso di una colazione, cosa dici? Cosa dici, ovatta della realtà? Circostanza desaturata, una mano si avvinghia all'occhio. Vedi homunculus? No, perdi il senso della profondità. Non sai se indossi le ciabatte, non sai se il dolore ti abbatte sul batter fino a farti vomitare. E il tuo ciclo mestruale arriva quando vuole, anche più di una volta al mese. A tradimento, alla fine del tuo sonno, non devi usare il braccio destro, non devi leggere, disegnare, cucire, cucinare, guardare uno schermo. Quindi cosa devo fare? Una progressione di farmaci, dal più blando al più alto in grado. E non scappare subito in un bicchiere di acetil salicilico, ibuprofene. Alimenta la paranoia complottista che tiene i prodotti farmaceutici lontano dalla vista. Quindi, qual è il mio farmaco? Acqua calda, lo sappiamo. Non scomodarti a preparare il tè, non c'è tempo, potrebbe avere effetto emetico. Sono io il tuo medico. Quindi, mezz'ora sotto un gettito idrico che sfiora il 44esimo grado centigrado. Vapore, avvolgilo, conducilo alla distensione, alla stabilizzazione termica del fisico. E intanto stai male, contorciti ancora per 13, 14, 15 secondi. Poi accorgiti di un dettaglio e concentratici. Elemento, acqua, molecola, agitata, risonanza termica con il resto del corpo. Elemento, ceramica, molecola, densissima. La ceramica è naturale, nasce dalla terra. Elemento, plastica, molecola, molto complessa, nasce dal petrolio, fatto di fossili, piante, animali, umani. Sono anche io un essere umano. Che mal di testa, sono molto simile alla mia tenda della doccia. Elemento, accappatoio, molecola morbida e protettiva. La doccia è finita, ora vestiti e riassemblati al mondo reale, facendo una camminata illimitata. Agli ordini, sei tu il capo. Ambiente, bagno, ambiente, camera. Il passaggio da un ambiente all'altro è sottolineato dal dolore di testa che si è calmato, ma che pretende ancora un sacrificio del mio tempo e spazio. Non mi piace stare sempre solo in casa. Oggetto, indumenti, preparazione, equipaggiamento. Secondo farmaco, la passeggiata. Funziona per tutto, dubbio, delusioni d'amore, mancanza di idee, rabbia, tristezza, parole che non riusciranno mai a descrivere come ti senti. Noia, eppure per il mal di testa. Pronti alla somministrazione? Fai ridere. C'è gente che mangia le lasagne con gli ansiolitici a pranzo e cena. Chi non dorme senza sonnifero, chi non scopa senza progestinico. Parola scopare, etimologia sconosciuta. Cosa ne pensi di questa parola? Non lo so bene. Non riesco a formulare una frase che stia in piedi in merito. Ecco, bravo, allora usciamo. Scarpe soprabito, i nervi che pulsano. Emblematico che mentre esci per dar sollievo al tuo cervello, bello, ci sia qualcuno che suona a sorpresa il campanello. Dring! Due sagome dietro la porta vetri, apro. Due sagome sfocate dal dolore dei miei nervi. Non saldi, salve, stavo uscendo. Ciao, noi stiamo diffondendo la parola di Cristo. Posso lasciarti un opuscolo? Oh certo, i vostri opuscoli mi divertono. Li leggo sempre con trasporto. Come ho detto, stavo uscendo. Il mio tempo sta dolendo. Mi fa piacere, hai piacere anche a leggere la Bibbia? È chiaro che sono testimoni di Geova. Non ti interessano, adesso non parlarci, vai a curarti in mezzo ai prati. Niente conversazioni con questo yuppie religioso e la sua compare di 38 anni passati, che indossa vestiti datati, austeri, tailleur, capelli raccolti, che non si accorge dei risvolti sensuali, dei suoi sguardi, dei suoi comportamenti. Che parola abbiamo detto davanti alla porta? No, 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 la testimone no, per favore, sono il tuo avvocato, il tuo dottore. Non ho mai letto la Bibbia e trovo la vostra interpretazione degli scritti imprecise e pedissequa. Tenere l'etica in un libro mi fa abbastanza schifo. Non condivido il motivo che vi porta al rifiuto delle trasfusioni. Apprezzo invece che andiate a proporvi casa per casa, che non abbiate una chiesa vera. Fate breccia in chi è dubbioso, non in chi è pervaso da un forte credo religioso. Fate proseliti spargendo quest'idea di male retorica e rudimentale. La prima sensazione che ho provato vedendovi arrivare è una volontà di limonare questa donna così modesta, quasi vuota. E a dire il vero questa volontà mi è già passata. Me ne vado, passeggiata, mal di testa, buona giornata. Sei stato bravo, non dire stupidaggini. A volte non ho la minima idea di quel che sto dicendo, di cosa mi capiti. Il disordine trionfa, il caos nel dialogo. E secondo voi chi sta parlando adesso? Sono io? Uno dei miei me? Un testimone di Geova? I miei nervi? Perché non sono intero quando cammino, quando parlo ad un amico, quando curo il mal di testa, quando vedo una ragazza che forse mi interessa?
No, forse no, forse sì. Cosa voglio? Cosa mi manca? Quale altra domanda soddisfa questo buco nello stomaco? Fame di espansione, oh no. Cosa c'è? No, 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 niente. No, adesso lo dici. Forse cosa? Forse credo in Dio? Non l'avrei mai detto. Probabilmente il punto è questo. Tutto ciò che mi rende incompleto ora ha un nesso. Dio, la suprema risposta ad ogni quesito. Il momento in cui dico, adesso, capito? Sì, ne sono certo. Io credo in Dio. Dio's ordine. Ora come faccio a dirlo a mia madre, a mio padre, a mia sorella, ai miei amici? Come faccio a spiegarlo ai concerti? Ehi, ragazzi, credo che esista un essere superiore che ha generato tutto. Beh no, aspetta, aspetta, io sono un mago. Dio non può essere un mago. Dio è stata la scintilla che ha portato l'universo ad essere generato. Non può essere una persona, non può assomigliarmi come umano, non può avere la barba, il triangolo in testa, l'abito bianco. No, questo non è il mio Dio. Il mio Dio è un'entità con la coscienza, una forza che scorre permea tutte le cose. No, nemmeno così, altrimenti sarebbe solo una morale da opporre al caos, e a me il caos piace un po'. Quindi cos'è Dio per me? È un insieme di forze. Quindi sono politeista, non dire cazzate. Forze come energie disseminate nell'universo, nel sistema solare. Quindi Dio è negli elementi, è un legame di tutto ciò che esiste, un algoritmo complessissimo. Sì, va bene, pi greco, vai a prendere il trapano. La matematica mi piace, ma non ho voglia di studiarla. Cos'è? Se non risolvo un'integrale, Dio si arrabbia? E cosa succede? Prendo 5 nel compito. E quando arriva il Messia? Quando gli scienziati che stanno studiando riescono a chiudere l'M teoria? Hai ragione, forse non credo in Dio. Sono solo una persona molto disordinata, a cui non basta mai lo spazio. Sbagliato, tu non sei una sola persona, giusto? Hai bisogno di parlare con qualcuno di esterno al tuo sistema, che identifichi con il vocabolo gli altri. E parlare di cosa? Ma è ovvio, della giornata in cui hai creduto in Dio per 2 minuti. La giornata in cui ho creduto in Dio per 2 minuti. La giornata in cui ho creduto. La giornata. Sono in pezzi. Qualcuno per favore può raccogliermi? Quando sono intero è a caso. Non aspettatevi che io spieghi cos'è per me il caso. È il motivo per cui l'uomo crea Dio a sua immagine e somiglianza. Il mio Dio è il mal di testa. Adesso, il primo adesso, il momento in cui sto scrivendo il testo sul mio blocco da disegno, seduto in sala passeggeri a Roma Termini, aspetto un cambio di 6 ore. Sono le 12:47 del 1 maggio 2010. Sono da solo, vorrei non esserlo, e per questo lo sto scrivendo così. Grazie al meccanismo della discografia potrò raccontarla a un sacco di persone. Poi, il secondo adesso, il momento in cui io parlo, Enrico registra, in cui sentite la mia voce, proprio questa. Sebbene le parole siano state scritte nel primo adesso, non in questo, quindi nel primo adesso, mi chiedo cosa succederà nell'arco temporale che separa la sala d'aspetto della stazione da questa sala anecoica di registrazione. Se me lo chiedete nel quarto adesso, potrei anche raccontarvelo, ma prima il terzo adesso, dove il disco è ultimato, uscito, e tu sei arrivato ad ascoltare fino a questo punto. Proprio tu, con le cuffie, con l'impianto, proprio tu, una persona che conosco o che non ho mai sentito o visto. Provo a prevedere quel che penserai, sentendo che afferro un pezzo del tuo tempo. Sono quasi certo che già pensi a un paradosso. L'etimologia di questo termine è la chiave per smontare tutti i paradossi. E dai, non ve la spiego, perché non appena voi sentite una parola in greco antico, percepite il mio suggerimento come un pretenzioso ordine e mi tirate fuori un altro paradosso, quello sulle mie intenzioni. Ah, perché? Le vostre sono chiare? Tutti i cosiddetti obblighi derivati dalle sporsi sono congetture, che vi spiega meglio Buñuel, regista dell'Angelo Sterminatore. Una citazione genera altri adesso, che possiamo affrontare finalmente insieme dentro al quarto, dove il rituale del concerto prevede che noi si esegua, in molti casi si ripeta, perché dicono sia divertente, anche se a volte perde la sua verve. Non è questo il momento in cui si crea l'interazione, bensì dopo, giù dal palco, quando abbiamo finito, possiamo avere un bel litigio, un dialogo, una discussione. Siamo qui per questo, non per il concerto. Infatti è un gioco che si rompe quando suoniamo di fronte ai nostri amici, gente che ci conosce. Ma fino adesso, fino al quarto, non ho centrato
centrato il punto. E non solo perché definire un punto e poi centrarlo è come tirare con l'arco al centro del bersaglio, sostenendo in questo modo il proprio essere in grado di centrare dei bersagli non fissi, in movimento, ma anche e soprattutto perché sono io il bersaglio, il punto. Sono io che voglio spiegazioni. Vedete frecce nel mio corpo? In questo pezzo non succede niente, è solo un modo personale esteso per dire adesso. Il mio appuntamento è fissato per ieri. Gli unici momenti che sento vivi ed autentici sono gli onirici percorsi che non posso trasmettervi, dato che il mio cervello non esce composito. Bugia o S video. Non ho mai visto nessun film, cartone animato, ascoltato disco, letto libro, giocato a gioco, trascorso un momento che fosse attiguo ad un frammento del mio incubo migliore o del mio peggiore sogno. Un luogo senza momenti, un momento senza luoghi, che dà potere ai maghi disintegrandoli in frantumi paradossi, organismi tanto belli quanto trabocchettici. Adesso vi trascrivo paro paro alcuni estratti dei miei privati scritti in cui mi appunto i sogni, così disintegro ciò di cui stiamo parlando. Immagini di ciò che prima riusciva ad ingabbiarmi e condurmi alla tortura vengono rifiutate, così come il cibo. Il neonato sugli appigli viene scansato. Indiani navajo, pannocchie, stenditoio, rocce lago come a scuola. Il carnefice scompare, senza mia rivalsa, sempre in procinto di presenza. Il poeta al funerale declama canti retorici e quando tutto a un tratto si manifestano gli estremi nei partecipanti. Da un lato quel che veramente pensano, dall'altro quel che devono mostrare di provare per un morto. Il morto si sveglia per i canti, si alza, si scusa del disturbo. Allenamento verticale, nel quale tu non riesci e poi ti ammali. Io capisco di dover saltare sui muri con noncuranza della nausea che il continuo stare a testa in giù comporta. Mi devo allenare, scusami, se continuo a cercare di curarti potresti morire per davvero. Ricerca enorme, dentro una casa di campagna. Identifico un oggetto anni 90, ma mi sbaglio, è una scarpiera. Poi ne guardo un altro, un porta CD, con pochi CD. Penso che avere pochi CD molto scarni sia una cosa tipica degli anni 90. Insegno a volare all'interno di un castorama, non riesco. Allestimenti di mobili, musica stupida. La ragazza che non mi piace passa, mi saluta e non mi bacia. In furgone coi santoni, parlo dei miei sogni. Riesco a dimostrargli che questo non è un sogno. Accendendo la luce posta sopra la mia testa, click, sconfiggo pure Link Later. E questa è solo un'infinitesima parte dei miei 28 anni onirici, la fonte dei miei distratti ed approssimativi poteri magici. Il motivo ed il momento per cui saprei dirti se e quando mi piace una ragazza. Non lo trovo scoperchiando, ma frantumando quella tazza. Sconveniente e faticoso come alzarmi dal mio letto ed appuntare un incubo importante. Non c'è niente che me lo impone, non c'è nemmeno amore o d'amore per le persone. Sono soltanto io in frammenti, senza frattale, senza illusione. E quindi? Ah, niente. Volevo solo dirvi che siamo giunti al limite di questa cosa, ma non al limite delle persone che ve la propongono.